Ciao a tutti, oggi vorrei proporvi un tutorial semplice per fare un blocchettino da portare con noi. Alcuni giorni fa avevo trovato questo da Tiger, è semplicissimo, fogli bianchi con questi anelli e questo elastico. Fatto in questa maniera, ho pensato di diciamo riprodurlo in una versione più soft, cioè così, gomma crepla, il nastrino di Tiger e gli anellini che avevo preso su AliExpress. Vi lascio il link qui se volete curiosare. Ho messo della semplice carta gomma crepla in un cartoncino, ho fatto i buchi appunto prendendo le misure uguali a queste. E poi qui, invece di fare questa versione, ho pensato di farla, anche se è molto semplice, però penso a chi non ha un'occhiellatrice e quindi ho pensato di fare i buchi semplicemente con la perforatrice questa e poi attaccare semplicemente il nastrino con la colla quella super forte. Chi ha la colla a caldo può usare la colla a caldo, ma proprio un pochino. Poi ancora più semplice, ho pensato di fare questo con materiale ancora più semplice. Ho preso questa plastica, altro non è che un vi ricordate quando da Lidl ogni tanto mettono le tovagliette per poter tagliare per la cucina? Ho tagliato un pezzetto e l'ho messo in questa maniera. Questi anellini li vendono anche dai cinesi, infatti di tante dimensioni, li avevo trovati così, un po' più piccoli e addirittura più grandi. Con questi faremo anche un progetto un po' più complicato. Ancora devo trovare il tempo per poterlo fare perché è un po' più lungo. E quindi, poi appunto questo è un sempre preso dai cinesi, un portachiavi, un anello per portachiavi. L'ho agganciato con un anellino sempre preso dai cinesi, una cosa di questa, diciamo una scatolina di questa, l'ho presa un euro mi sembra, vediamo, sì, un euro. E come questo ho messo un elastico, potevo benissimo usare un elastico di questi, un po' più raffinato diciamo. Però proprio per fare vedere che anche con piccole cose si riescono a fare cose molto carine. E questo l'ho fatto ad angolo perché due di questi sarebbero risultato un po' troppo esagerato. Vedete, per prendere appunti, insomma, così. Ovviamente da precisare che si possono usare tutte le dimensioni che si vogliono. Si può usare qualunque materiale. Io ho usato la gomma crepla, ho usato la plastichina e userò il cartoncino con la gomma crepla. Quindi spazio alla fantasia veramente, scatenate la fantasia. E i materiali necessari sono appunto il materiale che volete usare. Poi i fogli per la stampante, questo genere di anellini, si aprono in questa maniera. Costano veramente poco, io credo di averli presi sui 60 o 70 centesimi. E se volete mettere questo tipo di elastico oppure questo genere così o addirittura questo tipo così. Poi appunto se volete usare un tipo di elastico in questa maniera vi consiglio la colla quella super forte, una matita, una riga, un taglierino. Se vi va adesso cominciamo. Per velocizzare il video, io ho tagliato un cartoncino nelle dimensioni che volevo con la gomma crepla. Io ho usato la gomma crepla, quella adesiva. Stessa cosa qui, farne due completamente uguali. Poi, per fare questi, allora, io devo premettere una cosa, che tagliati vengono esattamente precisi come questi. Purtroppo io nel tagliare non posso pressare molto sulla riga, quindi alcuni sono venuti un po' non proprio precisi, anche se da questa parte sono venuti precisi, da questa un po' meno. Quindi lo dico perché comunque verrà preciso, se voi prendete le misure giuste non è. Poi un consiglio che voglio darvi, quando andrete a perforare
i foglietti, prendete sempre il primo, cioè non fate per esempio tagliate, li mettete qua e prendete l'ultimo e lo è, perché se c'è nell'ultimo ci può essere un piccolo sbaglio, andrete a sbagliare tutti gli altri. Invece prendete sempre il primo, che è quello più, diciamo, lo stampo, diciamo. E poi vi consiglio di fare questo trucchetto in questa maniera. Quando questo si fa, quando per esempio il colore è troppo chiaro, in questo caso il bianco, perché mettendolo, vedete, uno sopra l'altro, poi quando andrete a mettere la perforatrice non avrete più facilitato il compito per perforare. Invece in questa maniera, messo così, anche con la perforatrice, vedete, ci sarà sempre un margine che voi potete notare in maniera migliore. Quindi io ho già appunto preparato questo per sveltire un po' il video, ho fatto già questi. Allora, io con questa, allora questa qui l'ho presa su Amazon, però credo che l'abbiano anche nei cinesi, riesco a perforare 8 foglietti. Ecco fatto. Adesso prendiamo i nostri anellini, stavolta utilizzerò questi, diciamo, trasparenti bianco. Mettiamo così. Adesso, allora, qui abbiamo due possibilità. O facciamo due tagli qui, come ho fatto qui, oppure usare un bulino di questo genere. Questo bulino ha circa una ventina d'anni, addirittura della stamperia, e fare un buchino al centro, come abbiamo fatto qui, in questa maniera, e usare questo tipo di filo elastico. Allora, siccome vi voglio fare vedere maggiormente come fare questo, faremo, al solito io prendo le mie misure quindi facciamo che lo mettiamo a un dito. Ovviamente voi prendete le misure se vi trovate meglio. E facciamo, cercando di prendere il centro, uno qui e uno qui. La cosa comica di questa perforatrice è che quando è un foglietto, due foglietti, lascia sempre la parte, non taglia bene. Quando sono più foglietti, avete visto, taglia benissimo. Comunque, allora, facciamo così, perforiamo. La parte è fatta. Adesso dobbiamo prendere le misure che ci servono. Facciamo così. Mettiamolo in questa maniera, in maniera di non confonderci. E infiliamo. Scusate, io alle volte mi rendo conto che vado fuori così.
Ovviamente questo crea un pochino di difficoltà perché è largo come elastico, ma usando un elastico leggermente più piccolo è perfetto, cioè farete in maniera ancora più veloce. Adesso mettiamo un po' di colla. Potete in alternativa anche cucirlo, potete dare dei punti così. Così. Perfetto. E il nostro taccuino è fatto. Lo so, avrei usato un altro tipo di colore, ma avevo questo più, diciamo, disponibile, quindi devo fare un po' di rifornimento. Se volete il tutorial per questo, proprio come fare tutte le varie fasi, fatemelo sapere giù nei commenti. Io spero di avervi fatto un po' di compagnia colorata, di avervi aiutato a scatenare la fantasia. Alla prossima, ciao, ciao a tutti!